Lo sviluppo personale nasce dall'invidia, l'invidia che ci accompagna per tutta la vita, dalla scuola, quando c'erano quelli che si ingraziavano i professori, all'università, quando c'è quella o quello che passa l'esame anche se ha studiato meno di te, poi al lavoro, quando il capo chissà come c'è arrivato lì su, che tanto è un incapace, o il collega va avanti rispetto a noi, l'invidia e le critiche che ne derivano sembrano essere presenti per tutta la nostra vita, alimentate dai media, dalla televisione. Pensa ai programmi televisivi in cui ci sono sempre dei giudici che danno la loro opinione, anche se non sarebbero in grado, perché non hanno le competenze per farlo, su chi hanno davanti. Tu hai ballato male, tu hai cantato male, hai fatto degli errori, non mi sei piaciuto, secondo me non sei portato, non sei portata. E poi i social network, che sono la gabbia che tiene dentro tutti i critici e gli invidiosi frustrati, che devono sfogare la propria rabbia e frustrazione sotto un tuo pensiero, una tua foto, un tuo video. Anzi, qualcuno ti scriverà anche direttamente via mail per dire che quello che dici e come lo dici sono puttanate. Per prima cosa, se può farci sentire un po' meglio, riconosciamo che queste critiche sono non basate sui fatti, non sono costruttive e sono inutili. Già questo potrebbe aiutarci, e vedere anche da chi arrivano queste critiche. Perché ce la fanno? Perché siamo particolarmente belli, o perché loro sentono di non riuscire a raggiungere i nostri risultati o non si impegnano per farlo? O perché questa è una caratteristica della personalità narcisista, che all'inizio ti ammira e ti idealizza, ti fa un sacco di complimenti, poi a un certo punto nel suo cervello scatta un bottone, un campanello d'allarme che gli fa dire: ma perché a lui o a lei sì e a me no? E quindi ripiomba nel complesso di inferiorità, per cui per necessità ti deve portare giù, perché altrimenti lui o lei non brilla abbastanza. Ma a mio parere il secondo aspetto è quello più importante: l'invidia ci distrae, cioè ci tira via dal nostro percorso di vita. Non tanto per l'invidia in sé, che potrebbe anche spingerti con rabbia a cercare di superare l'altro, no? Quindi la nascita di una sana competizione, ma perché noi siamo delle pile con delle energie mentali e emotive limitate e con un tempo limitato, e nel momento in cui tu la mattina ti alzi e ti bevi il beverone di odio per l'altro, è possibile che poi ti ritrovi a usare il tempo intero della tua giornata autocommiserandoti o scaricando le critiche sull'altro, e questo ti fa dimenticare quello che tu devi fare. Cioè, come sto usando il mio tempo per rosicare tutto il giorno, oppure per studiare di più perché voglio portare il 30 e lode a casa in quell'esame, perché mi voglio laureare il prima possibile e entrare finalmente nel mondo del lavoro. Che poi andiamo a vedere anche la fine che fanno le persone che tendono a questa critica un po' subdola, a questa invidia continua, che cercano sempre di abbassare gli altri, perché così anche loro spuntano un po' con la loro testolina su dall'acqua. Ma nella loro vita professionale e magari anche privata non hanno realizzato tantissimo, e anche se avrebbero potuto farlo per le loro competenze, non si sono elevati rispetto agli altri, come nella famosa frase di Michelle Obama: quando loro vanno bassi, tu vola alto. Perché? Perché si sono autosabotati, cioè si sono svuotati intorno una pece di odio, invidie, gelosie, e ci sono rimasti coi piedi dentro impantanati, mentre altri magari hanno continuato a salire. Diventa proprio importante rimanere concentratissimi sul mettere i mattoncini per costruire la nostra casa. Ma non puoi costruire se prima non ti fai tre domande per uscire da questo stato negativo, deconcentrato. E quindi la prima è: perché lui o lei riesce meglio di te, apparentemente? Perché è più bravo, perché è più figo, perché è più bello, oppure perché fa delle cose in maniera diversa? A quel punto niente ti vieta di imitare l'altra persona e di imparare dall'altro. È una prospettiva completamente diversa. Rotter avrebbe detto che sposta il locus of control dall'esterno all'interno. Quando io dico:
ho il potere, il controllo sulla mia situazione e posso migliorarla. E questa è anche una presa di responsabilità, cioè la seconda domanda è il come posso fare esattamente per prendere un voto migliore, per guadagnare di più, per scrivere un libro bellissimo. Che si porta appresso anche la terza domanda: è il caso che io mi impegni in questo campo o ci sono delle alternative? Mi sono focalizzato sul prendere solo i 30 e lode o posso ricavare il piacere di quello che faccio anche da altre esperienze che non siano i voti degli esami? L'unica soddisfazione mia è prendere almeno 78 cuoricini alla foto su Instagram della torta che ho fatto ieri, oppure quella torta me la posso mangiare, gustare e posso ricevere i complimenti e apprezzarli dalle persone che l'assaggiano e la mangiano con me? Farsi queste domande e uscire dal fossato della critica non è semplice, non è immediato. Spero che questo video ti aiuti a capire che sono i limoni più pesanti, non quelli più grandi che danno più succo. E se sei d'accordo, fammelo capire con un like, un cuoricino e scrivimi cosa ne pensi nei commenti, perché i commenti più belli verranno messi in evidenza, così saranno utili anche agli altri. Io ti rispondo sempre che facciamo ora. Iscriviti al canale e fai clic sulla campanella se ti interessa lo sviluppo personale. Mentre ti iscrivi e mi scrivi, io continuo a studiare e a ricercare. Ci vediamo qui molto presto.